A Palagonia, una piccola chiesa ha contenuto una grande rabbia, per fortuna interiore, di diverse centinaia di persone che hanno assiepato in ogni angolo e spazio la comunità parrocchiale San Giuseppe. E così la gente di Palagonia, forse vicina al migliaio, ha reso in maniera composta l'ultimo tributo alla coppia di coniugi barbaramente uccisi nella loro abitazione, Vincenzo Solano e Mercedes Ibanez, di 68 e 70 anni. Il sindaco ha decretato il lutto cittadino, mentre il vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri, ha officiato il rito funebre. Penso che questi avvenimenti sono talmente efferati che tolgono le parole. Ecco, mi auguro che, come questa comunità di Palagonia ha mostrato tanto equilibrio nel vivere con dignità questo dolore, nell'affrontare con fiducia questo momento buio e terribile, auguro a tutti per davvero di trovare nel Signore la forza per essere comunque sempre fratelli, di non fare discriminazioni veloci con chi arriva, di non fare di tutta l'erba un fascio, giudicando magari, ecco, ormai tutti gli extracomunitari, tutti gli immigrati come degli assassini o dei violenti. Grandi assenti, come peraltro chiesto dagli stessi familiari, erano i rappresentanti politici a più livelli. A tuonare forti sono però state le parole del vescovo Calogero Peri, che ha analizzato attentamente gli aspetti del dramma immigrazione vissuto all'interno del CARA di Mineo, che ospita, a suo dire, un concentrato di migranti. Ecco, qui abbiamo, come sappiamo, un concentrato al CARA di immigrati che evidentemente crea, e lo si sapeva, qualche problema, perché migliaia di persone ammassate per mesi e mesi, ecco, perdono l'identità e cercano poi di sopravvivere e di ripartire. Quindi mi auguro per davvero che chi di dovere possa fare una lettura attenta di questo territorio, delle sue urgenze, dei suoi bisogni, e possa dare delle risposte concrete, perché ormai di parole ne abbiamo tante, ma di fatti ne aspettiamo, ecco. La rabbia della gente di Palagonia, raccolta negli spazi esterni della chiesa, è rimasta contenuta. Nel contesto del rito, come prevedibile, un imponente servizio d'ordine ha racchiuso quei sentimenti di rancore manifestati nel rigoroso silenzio dalla folla. Una folla che ha trovato spazio anche nell'avanzare le proprie richieste. Noi abbiamo bisogno soltanto di sicurezza. Ribadisco, nessuna forma di razzismo, anzi, massima disponibilità. Il problema è uno però, che noi vogliamo le nostre famiglie e i nostri figli sicuri. È evidente che al CARA di Mineo, sia per le speculazioni di natura economica, sia per probabilmente il sotto organico in termini di sicurezza, non c'è la sicurezza che ci dovrebbe essere, il controllo che ci dovrebbe essere. Io come locale ho già assistito a volte in cui arrivano i furgoni e gli autobus e appena aprono loro scappano senza nessun tipo di identificazione. Ora, sicuramente ci sono persone per bene tra di loro, ma sicuramente ci saranno tanti altri extracomunitari a cui possibilmente nei loro paesi di origine hanno ritirato il passaporto, perché lì in Africa così funziona, quando ci sono dei precedenti penali o dei carichi pendenti, e pur di, diciamo, in qualche modo sbarcare il lunario, ovviamente utilizzano questo business dell'immigrazione per trovare altri luoghi in cui vivere e in cui eventualmente speculare.